In occasione della giornata di sensibilizzazione per il servizio civile, la redazione di Flash Giovani ha accolto i volontari con un tour all'interno di Palazzo D'Accurzio. Io sono Vittoria. Io sono Alexa. E facciamo il progetto Una biblioteca, un anno per te e per gli altri in sala borsa, sezione adulti. E abbiamo scelto queste parole, promozione e comunicazione interculturale, perché è un po' quello che facciamo come servizio civile, infatti facciamo promozione alla lettura e svolgiamo il ruolo di bibliotecari all'interno di sala borsa. Io sono Antonia e il mio progetto di servizio civile si chiama Generazioni e Generi presso l'Ufficio Pari Opportunità, Tutela delle Differenze e Contrasto alla Violenza di Genere. Ho scelto come frase una palestra per il futuro perché appunto è un'esperienza di un anno che mi forma molto riguardo alle tematiche che tratta l'ufficio e soprattutto tramite i vari laboratori che facciamo con ragazzi delle elementari ed adolescenti su stereotipi di genere e contrasto appunto alla violenza di genere. Mi chiamo Alessandro e faccio parte del gruppo, facciamo gruppo anche fuori da scuola e lavoro con gruppi di ragazzi in centri di aggregazione giovanile. Ho scelto la parola salto perché per me è stato un salto comunque in una dimensione diversa dalla mia. Saltare è stata la scelta più giusta da fare. Ciao, mi chiamo Milo, ho scelto il progetto Insieme Facciamo la Differenza. Ho scelto autonomia perché permettono di iniziare comunque ad essere una persona indipendente ed entrare nel mondo del lavoro. Inclusione, per lo stesso motivo, molte persone vengono escluse, anche finita la scuola, non riescono a inserirsi in contesti lavorativi e quindi a crescere, a fare esperienza. Ciao, io sono Francesco e ho 25 anni. Ciao, sono Flavia e ho 27 anni. Facciamo parte del progetto del Comune di Bologna Muovi il corpo e la mente, progetti di promo benessere. Ho scelto la parola supporto perché ci occupiamo degli anziani e andiamo a seguire dei vari laboratori che sono sparsi per Bologna. Dove c'è bisogno noi andiamo. Io ho scelto questo un allenamento per un invecchiamento attivo, praticamente, come diceva lui, per fare compagnia a questi anziani, per fare anche un ponte fra le nuove generazioni e le vecchie generazioni, per avere un modo di non perdere queste biblioteche di memoria che hanno gli anziani. Io sono Ilenia, del servizio civile presso una casa di riposo di San Lazzaro, che è Villa Rodriguez. E ho scelto passione perché penso che per stare a contatto con gli anziani che magari hanno le loro patologie e hanno magari i loro disturbi ci vuole passione, perché ti devi reinventare ogni giorno, è un giorno come se fosse il primo giorno e devi ogni volta stare attento al bisogno di quella persona in quel momento. Ciao, io sono Alice e sto facendo servizio civile al Museo della Preistoria Luigi Donini. Ho scelto evoluzione proprio perché il Museo di Preistoria si occupa dell'evoluzione dei nostri antenati e poi l'ho voluta pensare anche come parola relativa al percorso di servizio, alla scelta di servizio civile, proprio come evoluzione sia personale mia che volendo, insomma, sarebbe auspicabile magari in futuro anche professionale. Consiglierei questo progetto a persone che hanno voglia di sperimentarsi nel sociale. Lo consiglierei a tutte le persone che hanno voglia di mettersi in gioco nelle loro capacità. Diciamo che lo consigliamo più o meno a tutti quelli che sono interessati alla lettura, al mondo della biblioteca e della promozione culturale. Io lo consiglierei a chi ha la passione per la cultura, che forse soprattutto ultimamente è stata magari accantonata. Comunque rappresenta un'opportunità di entrare in un ambiente che per noi giovani è di difficile accesso ora come ora.